Siamo in compagnia di Zoppi e dell'assistente allenatore Skinca, altra vittoria casalinga, 14esima consecutiva tra partite in casa e partite fuori, 0 sconfitte, continua la vostra marcia, come ho precedentemente ricordato in telecronaca, trionfale. Adesso cosa bisogna fare per continuare? Ma il trucco è impegnarsi sempre in tutte le partite, anche in queste due che sono un pochettino più semplici, ci permettono di fare davanti le rotazioni, giocare tutti quanti, trovare entrambi tutti quanti spazio e quindi sia trovare esperienze per buoni più giovani, sia essere appunto in costante allenamento, provare schemi nuovi magari in settimana, ma anche continuare appunto a giocare bene insieme e a passarci bene la palla, comunque l'intesa secondo me è la chiave per questo, appunto, questo nostro cammino fino adesso. Quindi speriamo di fare uguale per le prossime. Tanti minuti in campo per te oggi, hai risposto presente alla chiamata dello staff tecnico, come ti sei trovato in questa sfida? Per me, per i giovani in generale, sono quelli molto importanti perché ci permettono di trovare spazio, trovare fiducia, è importante dimostrarsi appunto all'altezza di quella già ricevuta per averne poi altra e altro spazio in campo, senza ovviamente apportando sempre un impatto positivo. Grazie mille per la disponibilità. Battute anche con Skinca, ci troviamo in un punto caldo della stagione perché è quel momento della stagione in cui i due punti hanno sempre un peso specifico ancora più importante perché le forze del campionato si stanno delineando quasi decisamente. E cosa pensi fino ad ora di questa SBA? Ti aspettavi soprattutto un campionato di C-Silver così ad alto livello, senza praticamente calli di concentrazione, non solo all'interno del campionato ma anche all'interno della stessa partita? Allora, innanzitutto siamo qua con una squadra che lo scorso anno ha fatto molto bene ed è continuato in questa strada, grazie anche al lavoro della società che ci ha messo a disposizione giocatori pronti. Il lavoro degli anni passati è servito e quindi il livello della squadra si sta alzando a ogni partita, ma io direi a ogni allenamento. Ed è questo il momento importante perché è il momento della stagione in cui bisogna ricaricarsi un po' le batterie e tutto e non farsi distrarre dal fatto di essere già primi con tanti punti di vantaggio. Quella è un'arma a rischio, nel senso che dobbiamo essere contentissimi di essere a quel punto lì, ma di iniziare a lavorare per la prospettiva futura, che non ci siamo mai fissati nessun obiettivo di vertice da soli e tutto, ma adesso che ci siamo è bello essere lì e soprattutto è bello essere lì con un gruppo che sta crescendo come gruppo, soprattutto, come vedi anche da quello che ha detto Zoc poco fa, che lui è uno di quelli che ha giocato poco fino a questo punto, sempre farsi trovare pronti, partita dopo partita, sono tutte importanti. Che fossimo contro l'ultima o contro la prima non era importante quello, ma è importante continuare la mentalità giusta di essere comunque una squadra che si impone sulle altre. Faccio ancora una domanda, quanto è bello per lo staff tecnico, per te anche in particolare, vedere tanti giocatori che sono cresciuti in questa società a fare un campionato di vertice? Questo è secondo me il coronamento di un'idea di progetto che c'è da anni, dove si è avuta la capacità della società di aspettare il momento giusto per proporre ai ragazzi il livello giusto che hanno avuto fino ad ora. Si è partiti dalla promozione, quello scorso anno la Serie D e tutto, e man mano si sono sempre dei giovani, affiancati però da esperti, tra virgolette, perché poi parliamo di giocatori ancora giovani, ma ormai con un'esperienza diversa rispetto a quella che avevano i nostri, e questo li fa crescere come ragazzi, ma soprattutto ogni allenamento il giocatore, banalmente vedere che a fine allenamento alcuni giocatori si fermano in più per allenarsi, questo è importante, vuol dire che è vero che vince tutto, ma è vero anche che c'è un obiettivo comune e quindi adesso non sono più un gruppo trainato, ma è un gruppo che ognuno traina gli altri, ognuno ha un pezzo che porta ogni partita per arrivare secondo me a un obiettivo importante. Non possiamo dire ancora adesso cosa saremo perché dobbiamo finire ancora questa prima parte, ci sono le fasi orologio che sono sempre delle insidie, però io credo che anche oggi l'aver trovato stimoli interni, a un certo punto siamo uguali al punteggio, siamo più 40, dimostrazione di mentalità. Non è scontato che fosse così, adesso ci siamo e ogni volta sono partite diverse, ma ogni volta dobbiamo mettere in campo con la forza di volerci imporre sugli altri, sia che sia in casa sia che sia fuori, ma perché abbiamo giocatori che adesso sono pronti per farlo. Grazie Skinca per la dettagliata analisi, in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti della SBA. Grazie a te.